Benvenuti in un nuovo video commento con le finali del Conclave. Ciao ragazzi. Oggi non abbiamo una finale, ma abbiamo la top 16 del Regional B Pinerolo. Sì. Che si è giocato il 22 di luglio. Ok, i protagonisti di questa top 16 sono Valerio Barbero sulla vostra sinistra contro Edoardo Di Sia sulla vostra destra. Sulla vostra destra. Valerio giocava. Adesso lo scopriremo. Lo scopriamo, che non lo so. E invece Edoardo, vediamo già che gioca uno Stark. Edoardo... E quelle che verranno. Campione della Svizzera. Edoardo campione della Svizzera, quindi invece... Imbattuto contro il sedicesimo, che era Barbero. Contro il sedicesimo, che era Barbero. Allora, Edoardo fa un setup buono con vento... No, il gruppo... Vento grigio, lo sconto, Rickon messo dentro per bucare il cuore. No, come... perché secondo me gioca anche Shagdog, quindi tanto vale metterlo, e la Porta della Luna. Porta della Luna, e dall'altra parte scopriamo, ecco, grazie Valerio che ci mette. Ah, Targaryen Crossing. Targaryen Crossing, ma anche lui setup, a Second Sons, Liberty, Drogon il Drago e Nar'Rothrog. Non male comunque, non male, due bei setup. Cioè, a proposito di draghi, siete pronti per i nuovi draghi? Tu, Max, sei pronto per i nuovi draghi? Siamo draghi adulti. Pronti per i draghi adulti? Non lo so, i cuccioli sono comunque forti, secondo me. Però, sì. Però qualche drago adulto sono. Tu merita, solo quelli forti giochi. Giochiamo i draghi forti. Non lo so. È un discorso che ancora sono di là da affrontare, diciamo. Aspettiamo, è troppo presto. Per il nazionale, però, magari Drogon, il drago adulto, arriva. Potrebbe anche arrivare, sì. Vedremo. Picche contro Summer Harvest. Qui Valerio era praticamente nudo, perché ricordiamo che c'era il regional in piscina. Sì, per fortuna l'inquadratura all'altro. Grazie a Dio, l'inquadratura vi risparmia tutti quanti, soprattutto alle signore in ascolto. Perché è sposato Barbero. Sì. Esatto, cioè per preservare soprattutto le virtù di Valerio. Allora, vediamo un attimino come partono. Picche manca e dall'altra parte Summer Harvest. È una partenza... In un meta dove tutte aprono di 6-1-1. Ci sta. Ci sta. Però se poi ti becchi la conti coppia per l'avversaria... Beh, un po'... Però la puoi leggere, diciamo, sì, del tipo diciamo, di mazzo. Se incontri Marta, magari te la puoi aspettare, vabbè. Ok, quindi qua dovrebbe essere... Valerio dovrebbe aver deciso... Vediamo un attimino se ha deciso di far partire Edoardo. Come, vabbè, insomma, ci si può anche aspettare, diciamo. Sì, Edoardo c'ha l'intimidate, però. Vabbè. Penso che sia partito Valerio. Vediamo un attimino chi parte. Valerio, lì probabilmente ha contato Iori, quindi forse si potrebbe essere lui. Sì, è solo 5 ori. No, vedi, è partito Valerio, ha giocato anche uno sconto. Sì, ma giusto. Probabilmente sta decidendo se spendere tutto e clarica il drogo, oppure fare qualcosa di più articolato. Perché comunque la partenza di picche è abbastanza aggressiva. Se non è in mano coto, poi dopo diventa difficile creare qualcosa di interessante, eh? Cioè, diciamo che questi Targaryen Crossing che vedo giocare ultimamente li hanno veramente spinti tanto verso... Però adesso gli è arrivata tanta pescata, gli è arrivata Merin, Winner You Die pure fortissima, perché ti dà un turno in più in cui peschi 4 e vai di claim 2. Assolutamente. Poi immagina da Coccal Drogo, Winner You Die. Claim 2, iniziativa 8, pesco 4, militare claim 2, militare claim 2 e tira giù Caldrogo. Poi Caldrogo comunque diciamo che è sempre un... Ha un oro in più. Ha un oro in più grazie al suo avversario. Quindi può minacciare il Dracarys che comunque... Ci sta. È vero che mazzo crossing, però Dracarys si giocano. Dracarys comunque ci sono sempre. Ci fa gli anoppo. Va bene, vediamo Edoardo cosa fa, anche lui scontino. Per mettere giù. Scontino. Edoardo io l'avevo trovato in Svizzera, io giocavo... E ci hai perso. Ci ho perso, sì. Perché primo turno, essendo io cross, ho detto vai prima tu. E lui mi ha tirato giù il simpatico trick, Grey Wind, più il lupo qualche stealth abbassa la forza, più Brand metalupi. Ah, e quindi ha fatto due volte, mi ha abbassato la forza di Cersei. Mi ha abbassato la forza di Cersei da 6 a 0 e me l'ha mangiata. Io non ero pelato di triceri. Quindi capito? Gioca tanto sui metalupi. Molto sui metalupi, mazzo abbastanza aggro. E poi comunque gli Stark adesso, da quando gli è arrivato Wyman, sono comunque molto forti. A prescindere. Però ecco, ne ho visti poi diversi. Poi sempre il terzo ecco, cristallo Wyman. Puoi sempre farlo con gli Stark, anche se sei aggro. Sì. Wyman arriva subito e mette anche un cuccio. No, è Bran. È Bran, è giusto Bran.
È un cucciolo di uomo. È un cucciolo di uomo, sì. No, volevo dire, sì, no, è vero che adesso, infatti, con Wyman, eccetera, però devo dire la verità che, tipo, gli stack che ho visto giocare anche di recente, non è che giocavano così tanto sui meta looping, in realtà giocavano normalmente. Certo. Questa qua è stata proprio una scelta un po' caratteristica del, probabilmente sua, del mazzo, ecco. Sì. Questa cosa è comunque di puntare sui meta looping. Bene. Qui, ecco, intanto comunque Valerio decide di spendere il suolo invece che per minacciare. Ah, beh, non voleva farsi mangiare, certo, il liberto. Non vuole farsi mangiare il liberto, ci sta. Quindi prima azione, sbianchiamo. E qua. Metto grigio. Così almeno anche l'intrigo da fare, altrimenti avrebbe potuto fare tre sfide solo grazie alla doppia militare. Gli Stark, che questo meta non aggro, abusano tanto di Wayman per pescare, stappare. Se tu cominci già qua a fare i due militari... Adesso questo turno c'è ancora Riccon, Sì, c'hai anche due scontini in gioco. Due scontini più Riccon, poi il turno dopo magari parti di Cema, capito? Tanto parte con una militare a forza 4, dall'altra parte comunque c'è 4 in forza in gioco, quindi no, dovrebbe essere sufficiente. Però vediamo... Ah no, da Riccona. Da Riccona a Wyman. Gli dà tutte le icone, pesca una carta... Pesca una carta. Ah, vedi, questo qua è un evento. E qua difende. Difende. Tanto lo stappa. Ci sta, poi comunque così non ha dato la fama. No, ha fatto bene. Perderà un personaggio, però sacrificandoselo probabilmente. Invece tanto che farlo morire. Wyman lo stappi quando vuoi, due volte. Certo. Vento grigio lo stappi con Bran. Le tre sfide le fai. Sì. Qui parte un intrigo a forza 1. Questa qua sarà noppo, dai. Questa probabilmente sì, vediamo se vuole difendere rialzando subito Wyman, però magari vuole difendersi la mano, vediamo un attimo. Non sappiamo che carta è in mano Edoardo, quindi... comunque primo turno ci sta anche difendersi la mano, infatti vediamo che sta rialzando Wyman, sacrificando uno sconto. E difende, infatti difende anche l'interno. Le prossime due saranno un altro militare a potere, questo militare immagino. Potere, sì, immagino anch'io che andranno in contrastato. Anche se probabilmente potrebbe anche fermarsi a una militare. Sì. Perché tanto la potere è comunque abbastanza inutile, di terza sfida fa una militare. Sì, sapevo. La fa con... No, fa una potere invece. Fa una potere. Fa una potere come terza sfida. Ah, vabbè. Perché vuole vincerla. Ma sì, vuole essere sicuro di vincere. No, vabbè, Edoardo, se vuole la vince. Fa vento grigio più Wyman e 9. Però vabbè, sì, no, però vabbè, gliela lascia incontestata. Fa un punto di anoppo più un punto di agenda. E vediamo se fa anche la seconda militare. A questo punto, direi che sta in difesa, non gli porta niente. Però il drago, mi aspetterei che Valerio faccia la seconda militare, e invece no. No, non è detto, vediamo. Intanto comunque Edoardo rialza vento grigio. Gli mette sopra un segnalino. Segnalino potere. Segnalino, per indicare che anche Icona ha potere. Sì, giustamente. Qui. No, ci sta pensando. Ci sta pensando, non... Se fossi Edoardo, non so, gli farei militare più la potere, giusto? Sì. Perché già li partono i second sons negli scarti. Tanto più li togli un pezzo. Sicuramente, a militare sicuramente gliela farei, però... Non capisco perché... Comunque, la seconda militare di Valerio non c'è. Ah, no, ecco, aveva il Waking, quindi voleva essere sicuro di parare la militare. Cazzo, Waking, vabbè, ok, ma vabbè, sì. Waking per forza così, però sì. Non so, è comunque una scelta a perdere, cioè. Sì. E niente, va bene, la difende con Khal Drogo, la vince a questo punto. Però cosa succede? Wyman si mangia un altro sconto, si rialza e qua partiranno a potere, immagino, vediamo. Vediamo se preferisce aggredire la mano, visto che siamo nelle fasi iniziali. No, una militare. Ah, giusto, Dracone. Allora aveva parato la potere. Aveva fatto la potere, ci siamo persi un attimo, aveva fatto la potere. Sono un po' indicate le sfide. Lui giustamente si uccide Riberto, che tanto comunque sarebbe stato mangiato probabilmente poi. Sì.
Va bene, qui vedete comunque come il board viene pulito. Ora, non è un dramma per questo mazzo avere il board così pulito perché lo ricostruisce facile, O però. gioca Valar, l'ha fatto tutto in previsione di tirare Valar, Può non essere, Bulis, vediamo. che comunque scassarli c'ha due personaggi, tre personaggi chiave Eh sì, in gioco. infatti, anche secondo me ci starebbe come giocata a questo punto, perché altrimenti non so. Sì, quello è Morghulis, Ah, ormai. Allora, ok, aveva tutto senso in ottica ci Morghulis. sta, ci sta. Un Valar proxy, e dall'altra parte è entrata una Cercalupo, Cerca Cercalupo. lupo. Quindi comunque credo che Bran se lo possa riprendere, Sì, no? forza Con 2. estate. Sì. E quindi quantomeno probabilmente si prenderà Bran, immagino, se vediamo, ma... Non Rickon, non lo scontino. No, direi di no, direi Bran. Comunque aver perso Wyman e Vento Grigio, comunque un po' penso che lo sentirà, eh. Sì, beh, sì, Wyman l'ha fatto fruttare, ha pescato due, anzi tre, ha pescato due. 2-2. Due, però vabbè, su Vento Grigio ci gioca molto il mazzo. Penso riprenderà Bran. Non so Aspetto se anch'io, l'ha già non so, ripreso. no, non l'ho visto, non so. Trigger? Sì, credo. No, sta ancora guardando. Vabbè. Ecco Ibran, sì, certo, di far vedere gli altri morti. Sì, beh, vabbè, era abbastanza una scelta abbastanza scontata. Valerio credo gli chieda di girare i morti in un altro Sì, senso beh, se no non si distinguono in per effetti. distinguerli. Anch'io li metto così morti, orizzontali, perché Sì, stesi come cadaveri. anch'io. Ma in realtà è anche il metodo suggerito Sì. nel Della guida per il perfetto giocatore. giocatore gentleman di Agoth. Sì, come il fatto che, per esempio, le terre vanno tenute tutte sulla stessa Sì, linea, i c'era un personaggi periodo, non mi tutti sulla ricordo stessa chi, che andava linea. di Ecco, moda a giocare le terre in alto. no, anche quello in teoria non dovrebbe E essere mettere i punti fatto. sulla fazione e piegare la fazione invece della. Invece che della carta casa. Ottenere la carta casa in mezzo alle terre, un'altra cosa che No, non. odio. Quello l'odio, mi Perché scusate. ti scompaiono, non Sì. vedi i punti, cioè. È una roba che non. Cioè, le carte hanno una loro collocazione sensata nel La forma è gioco. importante. Sì, ed è importante. Già oramai abbiamo scoperto che la scienza è diventata un'opinione, Sì, ma almeno infatti. nella disposizione delle carte di Magic Di manteniamo Magic. di Magic di Agot, anche di Magic in realtà, di tutti i giochi di carte. Però a Magic puoi barare, quindi fai quello che vuoi. È tradizione È barare tradizione, a parte della guida del sì. gentleman. Mentre in Agot no, No. ragazzi. In Agot, tanto qua non ci giochiamo mai. Niente di serio, quindi ragazzi non serve veramente niente. Ricordatela sta cosa magari, eh? Edoardo si tappezza di terra, Flabottom che è molto forte, c'è un paio di scontini per fare Cosa ha messo qualcosina. giù? Isola del Isola del Corvi, Corvo? sì. Vabbè, sempre interessante. Si può rimischiare forse, ma insomma, in Beh, realtà adesso niente di che no, no, perché. beh, adesso se Valerio tira una Vabbè, sì, flea. certo, gli puoi rimischiare Second Son. i suoi second song, giustamente. Intanto vediamo Valerio come ricostruisce il suo board, perché anche con l'economia è un po' corto di nuovo. Lo aiuta sempre il fatto di avere un anno in più dal suo avversario, eh? Continua a essere aiutato da questa cosa. Aiutativa. Aiuta abbastanza. Dunque. Ok, mette giù Regala il Regal. drago. Regala il drago verde. Vieris. Yes. Quello che puoi mettere giù con 5 ore, immagino. Tieno un oro. Sempre a minacciare le vendi. Allora. Quindi qua non è scesa free, adesso sta pensando a come utilizzare le sue isole e corvi, probabilmente. Ah no, no, c'è free bottom, scusatemi, c'è free E bottom. qua parte di militare. Parte di militare. Interessante, non ha paura di Dracarys. Comunque. O quantomeno dice, vabbè, se ce l'hai, ce l'hai. C'è Coto comunque, è arrivato Coto. Quindi vediamo cosa scarta. Ah, Ah, beh. beh. Classico turno di Targaryen con le carte dosate, non c'ho niente, 4 ore tiro giù la board. Metto giù Coto, Missandei e scarto un second son. Così, per gradire. Mi manca giusto Free Button. Sì, ma perché pagarle le carte quando. Quando puoi mettere gratis.
Para. A me non aveva Dracarys, forte, ho visto forte. Male. No, non aveva Dracarys, niente, para. E però, cavolo, cioè, non male, eh. Adesso, vabbè, di, vabbè, ok. Potere a sbuffo. Potere a forza 1 con il, vabbè, cioè, Missandei, che volendo, può parare. Se non vuole perderla. No, mi lascio Noppo. Come mai? Bah, forse può fare qualche punto di incontrastata anche. Valerio. Vuole parare l'intrigo, no? No, ma Valerio opponente poi sarà andato prima Valerio. No, è andato prima Edoardo. È andato prima Edoardo perché sennò aveva problema. Siamo morire stati. Sennò morire stati, cioè. No, la serie che vuole parare l'intrigo. Si vede che vuole parare l'intrigo. Che comunque a questo punto Edoardo non li fa perché ha parato. Giusto, infatti. E adesso parte un Valerio. Ah no, vuole fare tre sfide. Vuole fare tre sfide, no, fare tre sfide. Per attivare l'agenda, certo. Giusto, ovviamente. Giusto. Fate intrigo forza 1 che comunque è incontrastata, poi farà probabilmente la militare o vabbè anche la potere. Uguale. Vabbè, la potere gliela parerà un Bran, giusto per non dargli la notte. Eccolo qua. Tanto che è in 0 e poi parte una militare pesca. Pesca perché? Infatti non ho capito la pescata. C'è qualche effetto che lo fa pescare? Non lo vedo, vabbè. Niente, non l'ho capito. E beh, la terza sfida la fa in contestazione. È intuizione, Bran. Ah, Bran è intuizione lui? Cioè c'è stata. Perché c'è stata. Ah, giusto. E bene. Sì, forse poteva fare la potere per terza. Sì, ma sai, se non te lo ricordi male, mai quando sei dall'altra parte, sì, che sì, Bran è intuizione. Comunque, vabbè, i suoi punti li ha fatti, diciamo. Valerio, quello che puntava a fare i suoi tre punti, i suoi punti comunque li ha fatti. Va bene, vediamo un po' come cosa ci propongono come terza trama. Valerio ha ricostruito alla grande il bordo, direi. Gli manca giusto Freebottom. Però non ha, mi sbaglio, non ha utilizzato il non ha utilizzato l'isola dei corvi? No. Perché io l'avevo utilizzata per rimischiargli un second son, visto che poi ne aveva due. Così almeno nel caso arrivasse gli potrei togliere tutti e due. Però... La marcia... marcia è un po' una paga. Cosa fa? Ti marci il doppio stato o ti marci Bran? Si marcia, alla fine si marcia estate perché ne ha comunque probabilmente un terzo e... No, è perché rientra di Flea e ti recuperi carte. Giusto, giusto. Che Flea è carta dosata, no? Non si gioca. Flea, mamma mia. Che veramente, ma avete visto il Star che gli è andato quello che si marcia il mazzo? Sì, quello che avete già visto nel nostro unboxing. Sì, se per sfiga sei al top deck, no? Che beh, è impossibile come Star che sarà dopo deck. Sei tu deck, hai... Peschi tipo, due, e poi quando... Hai zero carte, peschi due, poi ne giochi una, poi esci pure dal gioco, no? E tu hai una carta in mano, te ne freghi. Non attivi la sua interruzione. Ah, poi con Freya è proprio sbagliato, perché comunque alla fine... Cioè, cicli. Cicli, ti cicli il mazzo, te lo macini tutto, cioè. Vabbè, andiamo avanti, vediamo un po' qui cosa ci propongono. Qui il primo è Valerio che sconta, scende un mano, eccola qua, Dani. Ah, vabbè. Diciamo che li abbiamo comunque visti tutti, sti manzi, un po' tutti li abbiamo visti, Va bene. Doppia. Fa due sfide qua. Fa due sfide, sì. Dato sopra di board. Sì. L'economia Edoardo ce l'ha, però... E cioè, è anche pescato tutto sommato, quindi adesso cioè, qualcosa dovrebbe mettere giù, perché ha costruito poco, o mi sbaglio, ha anche costruito prima. Poco, sì, molto poco. Ha costruito poco il board, cioè ha messo terre, ancora economia, continua a pescare limitate probabilmente. Sì, probabilmente sì, cioè mega manzi, non so. Non lo so, cioè comunque continua a mettere giù limitate, adesso cioè, qualcosa ci farà vedere, ma questo no, direi un cucciolo di lupo. Quindi sì, comunque per giocare cuccioli di lupo è proprio un mazzo lupi perché... Sì. Cioè... sai, sono dei... diventano grossi con Bran di stappi. Sì, è vero. Eccoli. Ecco. Nimeria. C'è Bran con i suoi amici. Bran più una cucciolata di sì. Lupetti. Mancano l'icone, però. Quello, beh, sono cani. Sta facendo dei conti, Edoardo, non so bene a che scopo. No, boh. Sta contando la forza ogni lupo, che tre. No, scusa, devi
comunque di 5-0-1 ha deciso invece che spostare Wyman, ha spostato Vento Grigio. Forse Wyman ne gioca solo o uno. O in mano... No, di davvero, dici che gioca un mono Wyman? No, non lo so. No, non ci credo. Beh, magari Vento Grigio in mano. Ecco, magari aveva Vento Grigio in mano. Però non l'ha giocato, ha deciso per altri ruoli. Devi fare un po' di board, dai. Però almeno accorciavi quello all'avversario, che comunque è enorme. Mangiavi e poi basta. Ho capito, intanto... Mangiare, forse passare anche di militare, se l'altro vuole fare tre sfide. Per dire, sì, perché tanto poi rientra estate. Ah, sì. No, vabbè, non sappiamo che carta. No, non sappiamo cosa aveva in mano. Però comunque ha deciso di spostare Vento Grigio. Se non aveva in mano nessuno dei due, è una scelta interessante sul, cioè sì, proprio sul mood del mazzo, che è proprio tutto basato sui metagruppi. Sì. Evidentemente. Molto più di quanto magari anche noi ci sembra, cioè, pensiamo. E quindi probabilmente che combo abbasso la forza con Vento Grigio, probabilmente è la sua, il core del suo mazzo. Qui allora parte con una militare a forza 4, una militare quindi che lui accetta anche di perdere volendo. Qua ci starebbe anche difendere il board da parte di Edoardo, no? Intanto ha un'estate da tirare in piedi con forza 3, già che comunque... Se para forza 2 muore. Invece no. Ma ci sta, ma dai, ma tanto non gli dai il punto, poi col morto lo riprendi d'estate. Sì, è vero, però non lo so, cioè non... Io avrei difeso il board essendo così sbilanciato, però va bene, cioè già comunque tanto le altre sfide non è che le puoi fermare, no? Quindi... In effetti è vero, le altre non puoi farci niente. Cioè l'unica su cui comunque, non lo so, vabbè. Ma ripeto, poi senza sapere cosa ha in mano, eccetera, ovviamente noi valutiamo così. Qua sarà intrigo stappo. Intrigo la può vincere? No. No, non può vincere intrigo. Ha potere. A forza 1. Di nuovo. Ora un tranello per tirargli dentro Bran e Andra Kais a sparargli. Oppure anche questo non l'ho capito. Ah no, scusa, no, c'è Daenerys, giusto, c'è Daenerys qui in piedi, quindi la vince. La vince anche a forza 1. Ma no. Sì. Come no? Può dargli icona blu con Bran. Potrebbe dargli icona blu con Bran, sì, vero. Vero, vero. Quindi rischia comunque di perderla. Sì. Torno a non capire molto queste... Forse vuole tenersi Daenerys in difesa. Ci sta. Non vuole fare, no, poteva fare intrigo col drago e usare Daenerys comunque in giro. E col drago non ci tra Caris. Intanto, Edoardo, abbiamo capito che a Dracarys non ci crede. Sì, quindi Edoardo più che altro si è dimenticato che si è dimenticato il meno 1. Sì. Così si sta dimenticando il meno 1. Sì. No, dentro. Ah. Ok. Ok. È inginocchiato per dare a potere e sta buttando dentro. Ah, ok, certo. È inginocchiato per dare a potere. E para, ovvio. E para. No, forse ha parato e ha buttato dentro con Nymeria. Buttato dentro Nymeria, sì, giusto. No, ma Nymeria entra quando... Sì, 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 fai sì, una sì, sfida sì, e butti dentro tutti i metalupi che vuoi. Sì, con esatto. Quindi ci sta. E poi arriva finalmente questo benedetto intrigo di Daenerys. Mm. Stappa e Anoppo più guado, più scarto più pesco. Vabbè, ma questa non poteva farci niente. No, qua non poteva farci niente. Togli un counter che va bene. Ecco anche perché non aveva paura di Dracarys. C'era il counter in mano. Sì. E un oro, quindi ci stava. E beh, adesso arriverà sto estate. Sì, adesso gli fa due sfide. E però cosa sono due sfide? Rossa? No. È giusto perché ormai Bran è andato giù, quindi sì, fa una sfida. Cazzo, questa sì, è un po' una rottura. E lo userei comunque Bran, tanto nei due estate, nei due negli scarti, no? Cioè, sì, certo. Tanto recuperi carte dei morti. Beh, certo, estate la devo usare per forza. Estate, così almeno
Prendi una carta. Poi comunque una militare la vince così per il momento, quello che vedo, no? Perché fa due di estate più... cos'è? Due del papi, no? Forse anche più Allora grosso forse il papi. estate dovevo buttarlo là dentro prima per pescare con Bran. Vabbè, ma sono piccolezze da ragazzi. Quando uno poi le guarda là fuori. Ah no, fa. Fa militare in coppia perché sennò con estate da solo non la Ah, no, vince, perché c'è Daenerys. certo. A forza Quindi ci 3 il sta. Pappi va a forza 2. Esatto. No, estate poi forza 2. Sì, giusto, certo. È giusto così. È giusto così. Immagino che sto Viserys ci saluterà. Vediamo. Vediamo perché, cioè, potrebbero sorprenderci ancora. Non so, potrebbe puntare sul fatto Potrebbe che stappare qualcosa di nuovo, no. dalla mano, potrebbe tirare un evento per Magari stappare. però potrebbe leggere che Edoardo non giochi in Morghulis e togliersi la copia. Anche. Però sai, lì te la rischi, cioè, Un per rischio cosa? Per alto, sì. non perdere tizio che vorrei, cioè. Ma E sì, dai, infatti ci sa. infatti ci saluta. Un po' malincuore, evidentemente, ma ci sta pensando. Torniamo. No. Drago, no. Ok, gli ha da Noppo. Ma forse stava solo pensando se difendere o no. Vabbè. No, però non prende il punto. No, si lo prende, ecco lì. Punto, morto. L'estate va sotto, domina Asper Valerio. Sì, non c'hai con Edoardo, giustamente, Metalupi. Mazzo Metalupi è così, cioè Però adesso, se Edoardo bello. giocasse la 3-9-1, marcia forzata, ti inginocchio il drago, ti inginocchio il pappi, ti inginocchio Coto, vai dentro, gli fai un po' un angolo, Se non giura. riesce a rialzare, non la vedo bene, perché di là c'è Daenerys che si rialza, fa due sfide, cioè. Vediamo un po' cosa giocano di trama, ma qui tra tutte e due, non so. Valerio è sopra di Valerio punti. sopra adesso, col board importante. Gli manca giusto Freebottom, poi dopo Sì, praticamente Valerio è in controllo con assolutamente sulla Flea sarebbe partita. infermabile. Tira un'altra picca, giustamente. Riparte con le trame per Ah no, fare Breaking ultimare. Ties, giusto. E di qui c'è Breaking Ties, È sì. picchia. Sì, gli rimbalzi i draghi, puoi rimbalzare, vabbè, Cotto, Un anche se personaggio. Cotto È un comunque. pappi. Due punti, va a 10 Valerio, si avvicina pericolosamente alla vittoria. Partito lui, immagino. No, scegli Edoardo che parte. Comunque questo turno di Breaking Test funziona anche molto bene con Freya e la seconda coppia di estate, che così almeno la ributtiamo un'altra volta negli scarti. Non lo sai, ormai tutti abusano di Flea. Gli Mamma mia. Stark, i Greyjoy, i Lannister, i Baratheon, I Greyjoy. i Greyjoy, i Nightwatch, un pochino poco. No, purtroppo Flea è una carta fortissima, con Breaking Ties ancora più forte, ci sono quattro fazioni. Ci Freya è una carta che determina il sono quattro meta. fazioni su otto che riescono a usarla a pieno, che sono Marte, Stark, Tyrell adesso anche Targaryen. e Targaryen. Le altre quattro, Nightwatch c'ha una combo col costruttore, le altre tre è zero. Ragazzi, cioè. Infatti, quali sono le altre casate sotto? Quelle tre. Perché non c'è la pescata? Perché non È pescano. andata così. Sì, certo. Freya condiziona completamente il meta in questo momento. Tanto che ci sono solo 4-5 fazioni su 5 che possono abusarne. O usarla normalmente, se quello è lo scopo. Adesso negli Stark, Flea, più Breaking Ties, più adesso Wyman è morto, ma immaginati Wyman e Robb raggiungi livelli pazzeschi. Anche Breaking Ties comunque è un'altra carta che secondo me è un po' Ma corrotta. sì, ma poi non gira Breaking Ties. Prima o poi finirà nella ristretta. Ah, classico, proprio siamo tornati al 2016, ai primi mesi. Gioco King's Road Nightmare su King's Road Gioco per King's Road, cioccarti. Nightmare su King's Road, giusto. Vabbè, ma ci sta, c'è una mossa Che giusta. Ah, comunque non però ha cioccato niente in realtà, perché comunque, cioè, Khal Drogo, sì. sei, cioè, sei, sei,
guarda qua cosa scende. Olè. Vabbè, cioè è sceso tutte le carte che aveva in Tutto. mano, è sceso. Quindi che cioccata ha fatto? Non Si è fatto lo so. mai i conti degli oi che aveva? Non era meglio tipo sbiancargli adesso che ha il Catro. Eh sì. drogo? Non lo so, la butto lì. Ha Boh. Forse voleva. fatto mai i conti, dai. No, voleva farne un po' di pressione sul Sì, cioè, ho board. capito, ma se aveva comunque, se gli rimanevano comunque 7 ore, cosa poteva creare? Capito, ma quali? Fai militare, rimbalzo uno, rimbalzo l'altro, rimani con solo due personaggi grossi, te lo marcio. E invece c'è lo scontino. C'è anche Cotto che si è rimbalzo. Drogo lo sapeva che c'era in mano Sì, perché. sì, sì. Perché io si era ripreso in Oh, ma mano, tu c'hai il appunto. Nightmare, vedi la King's Road e gli fai il Nightmare. Così, Per è Dio, oh, automatico, vaffanculo! giusto? Giusto. Va Ah, vabbè, bene, vedi, c'è quello che toglie la forza. intanto Edoardo comunque ha ripreso di Frea, ha ripreso Estate, con cui si è andato a riprendere un altro pippino. Quello che ho appena imparato. Sì. E intanto comunque parte una militare. Gli abbassa la Di forza di 4. 4. Capito che se qua c'è estate, gnam, caldrogo, Cioè ciao. vento Vento grigio. grigio, Ma caldrogo, vento ciao. grigio non c'è. Non c'è, purtroppo. Valar Morghulis, anche lui. Quindi sta bruciando, praticamente il lupo sta bruciando Khal Drogo, beh, insomma, interessante. Poi lo stappa, ne brucia un altro, capito? Toglie un sacco di forza. Per Il problema è che gli manca proprio vento grigio per uccidere. papparsi. Perché c'è solo quello, cioè la verità, che non gli ha dato altro. C'hai gli eventi al Kaggan, Winter's Sì, per Coming, amor di Dio, fame, fame di ovviamente. sangue. Sì. Put forse non lo so, ma forse put esagerato. Forse per ora sì, poi vedremo quando arriveranno le agende nuove dei Greyjoy. Agenda rivali. Azor Arcane, Put to the Sword, si può inventare peggio cose. Ok, allora. La parerà? Pagherà, non lo so. Quanta forza hanno quelli 4 o 3? Mi sembra 3, però adesso comunque c'è almeno uno di Daenerys, quindi in realtà potrebbe parare, penso anche solo con il drago. Sì. Se non ricordo male, comunque vediamo un attimo. Qui siamo in una fase di riflessione profonda da parte di Barbera Valerio. sì, ci sta pensando. Ci sta pensando perché poi comunque ha paura di subire troppo Breaking Tide, se si accorcia troppo il bordo. Quindi il problema è che deve anche pensare come para, perché per dire, se para con il drago, è vero che la vince, ma può subire il rimbalzo. Sì, è vero che comunque Edoardo ne può rimbalzare, cioè Estate e poi Bran. Vabbè, però già con Estate gli rimbalza il drago e vince la militare. Poi è vero che comunque si toglie una copia di Daenerys ed è finita lì la storia. Purtroppo, e qual è il problema? No, però qua se vince la militare, rimbalzo, aumento la claim, fastidio. Sì, quello sì. Cioè, rimbalzi due, Se aumenti la aumenta anche claim. la claim, sì. Cioè, bisogna Però vedere no, adesso se ha cose in mano. Adesso problema vediamo. che poi Valerio fa, ah, c'ho Cotto in mano, Spram, Lo rigioco. lo rigioco. Qual è il problema? Non so quante carte abbia in mano Valerio comunque, non credo tantissime. Butta dentro. Butta dentro per vincere di 5 più. Attenzione! Attenzione, put, però allora a questo punto togliere la forza a Caldrogo non ha senso perché. Forse gli vuoi fare put su. Ah, perché tu dici che adoro non glielo rimbalza. No, perché se vuoi fare puzzo Khal Drogo, togli la forza. Ah no, però Certo. devi stealthare lui per vincerlo. Certo, Se no non ce la faceva. Perché gli altri glieli poteva rimbalzare, Cadoro sì. no. No, ma non vince 5 più, c'ha. C'è Daenerys, però non lo so, sai. Ci può stare. No, forse mettendo dentro anche il Se rupetto. butta dentro tutta sta gente, allora perché c'ha il put, C'è il ragazzi? put, c'è il put. C'ha il put. Ah, giusto, Valerio ha detto, non difendo. No. Sta facendo i Sta conti. facendo i conti. Estate, butti dentro, certo, perché tanto poi te la rimbalzi. Giustamente.
Dai, 5 più. Dai. Eccolo. Dai. Veramente. Caldrogo ci saluta. Turno 2016, ragazzi. Bellissimo. Caldrogo ci saluta. No. No, niente. No. No, cosa sta succedendo? No, ci siamo persi qualcosa. Ah, voleva intimidire con Nimeria. Ok. Cioè, noi ci stavamo già saltando. Vabbè, era solo un intimidire, va bene. Beh, comunque è alzato, adesso c'è anche la potere con intimidire ancora. Non è male, No. Non è male, c'è sempre l'imbalzo, ricordiamo. Qua sto giro, io pronostico che Valerio tre sfide non le fa più. No. Intanto parte anche una noppo di sua potere di Edoardo. E qui intimidisce, che è forza 1. Intimidisce. Bello, bel turno di Edoardo. Non male. Rimbalzo il drago a sto punto. Direi qualcosa così. E stappo. No, non stappo. Non stappo tutto. Non stappo. Lo sconto. Ah, togli la potere. Giusto. Bazzare lo sconto per togliere la potere, così non hai tre sfide. Ah, non me la intimiderò mai. Oh, giusto, mi togli con il potere. Ci sta. E adesso qua penso che passerà Edoardo. Non ha più sfide da fare. Ok, vediamo sfide di Valerio, che però ne ha solo due, a meno che non si inventi qualcosa alla mano, tipo un rialzino di nuovo. Allora, la rossa a sto punto, piuttosto che subirla, lo rimbalzerà in mano. Sì. Giusto? Sì, certo, ovviamente sì. Sacrificare Bran però è pesante. Ma se devi ucciderti un pezzo, sì, è pesante. Troppo pesante se si uccide il Puppy di nuovo, poi lo riprendi di nuovo però... d'estate. No, estate basta. Ah no, sì. Ah, certo. Di nuovo, c'è un altro turno di estate. Sì, anche Bran lo riprende d'estate. Infatti guarda qua, mi sa che è un difendo perdo. Anche Bran lo riprendo d'estate? Sì, che questo è vero, Però non ci avrebbe in gioco, dire che... Certo. Sì. Poi vabbè, per amor di Dio, lo rallenta anche lui, anche di là, perché comunque gli imbalza anche un personaggio in mano, quindi comunque gli accorcia a bordo, però... Non lo so. Forse ad avere una marcia, se rimbalza il drago e gli toglie uno tra Coto... Comunque è un turno interminabile. Sì, lunghissimo. Questa è la quarta plot, tipo? Sì. È già 40 minuti. Sì. Sono andati un pochino lenti. Allora, va bene. Difende e muore il Puppy come... Boh, ci direi sta. Che avevamo pronosticato ampiamente. Ci e sta. Poi un intrigo. Intrigo di Drago, forza 3. Direi che va a noppo. Ragazzi, non pensateci, perché tanto qui non c'è molto da inventarsi. No, ci pensano. Forza. Forza. Finisce a tempo secondo te questa partita, perché ricordiamo che comunque le partite di top sono sempre a tempo. Ma no, dai, al prossimo turno Valerio tirerà la 582 e spabam babam babam. Fici? E scusatemi, no, non è intrigo. Lo rimbalza. Ah, lo rimbalza. E allora io avrei rimbalzato al militare. Sì, allora sì. Allora sì. Forse non voleva perdere l'intrigo. Forse sì, voleva difendere la mano. C'è delle carte troppo importanti. Carte, sì, forse non sappiamo, ovviamente, forse voleva difendere la mano. Bran lo recupererà il turno dopo di estate di nuovo. Vediamo un po' cosa scende. Marcia. No, beh, adesso marcia no, a questo punto. Cioè, da parte di Edoardo. Sì, sono dei corvi che non usa Edoardo. Valerio non lo so, avrà la Winter Festival per fare un po' di punti ulteriori. Si accontenta di doppia picche? Abbiamo intravisto, c'è cioè, il trama di casata. Ah, interessante. Strano, comunque. Vero? Strano, sì. Per un crossing, strano. Vabbè. Ah, Doeris. Doeris ci sta, eh. Doeris ci sta. 5-8-2-0. Doeris gli togli due pezzi. E 5-8-2. Infatti, con Doeris non riusciva a tenere Bran. E adesso? Ha ancora più senso. Ci sta. E adesso? Nel Puppy. Edoardo tira 9, tiene 5-4-9. Certo, ma quello avevamo capito. Valerio, tu cosa terresti? Ah, puttana maiala. Eh sì, van via 2. Allora, ti tieni... Cosa fai? Ti tieni... Daenerys doppiata, perché in mano drago e ci fai due sfide, almeno, sei sicuro? Sì. Ti manca poi la militare, però... a questo punto... Però la militare la può parare, Edoardo.
Certo, infatti, comunque. No, beh, devi trovare la terza icona, è questo che intendo. No, Cioè, beh, lo no, no, scusa, spuntino. no, al drago in mano. Quando metti drago fai tre sfide già, Al poi dopo drago lo magari non le spuntino. vinci No, al drago lo tutte. spuntino. Al drago scontino in mano, Poi quindi... peschi 4, ragazzi, dai. Sì, certo. No, beh, ti terrà Daenerys sicuramente. Sì. Allora, Cotto è già andato sotto. Sì. Adesso ci pensa, perché lui comunque si fa ingolosire della doppia militare di Khal Drogo, secondo Sì. me, con la 582. Golosone. Però io terrei tutta la vita Daenerys, non so tu. Ma sì. Daenerys doppiata con Rhaegar in mano, io D'accordo. tre, infatti anche Valerio tiene Daenerys. Ok. E bene, comunque, insomma, bel turno interessante. Valerio probabilmente è andato lui, immagino, questo turno. Cioè, così si evita anche gli intimidire strani dalla tua parte, sennò che abbiamo capito che ne arrivano dalla parte di Edoardo. Sì, fare militare in coppia, salti da nero, senti, mi dici. È finita, certo. Se per sbaglio il pescamento grigio è la pappa. E Secondo, sgondo. adesso Edoardo comunque deve Kingsrod. pensare comunque. Ah, siamo bravi! Siamo Siamo. bravi! Però questo secondo me era pescato adesso perché sennò non ci pensava così tanto a metterlo sotto Cadrogo, No, dai. Purego nelle ombre. No, basta, è finita. Purego nelle ombre, ragazzi. Basta. Basta. No, Ce no. l'hai i soldi per tirarlo fuori? Sì. Ne ho Tre 5. li ha messi da parte così, ha fatto. Dai, Valerio, scontino. Dai. Non c'è da molto da Drago pensare. oramai non riesci più a metterlo giù perché ha messo cuori nelle ombre, quindi Basta, che è molto basta. meglio. Sì, ci sta. Sbabim, sbababam, sbababam. C'è ancora un second sons per far levare carte. Vediamo se ha messo dentro anche Darion un Ars. Darion Ice. Sì, giusto per la fama. Sicuramente. Vabbè, qui scende il Pappi di prima, che si era ripreso di estate. E poi, qual è queste carte importanti, Edoardo, che hai difeso l'intrigo prima da farci vedere? Nessuna. Stai No, passando? No, dai, non ci credo. No, no. Adesso scenderà tipo Rob. in realtà prima più che difendere l'intrigo alla fine Sì. no, ha rimbalzato Bran Sì, perché perché tanto comunque gli gli andava andava di sotto, andava certo. Sì, 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 sotto. sì. Però ripeto, poteva fare lo stesso sulla militare. E no, E perché far poi andare sotto il pappi, sì, ho capito cosa intendi. Sì. Ah, c'è un counter intanto. così, perché non fa mai male, esce, va bene. Esce. Ah no, non ha giocato niente, no, allora basta, non c'è niente in No, non c'è mancia. niente. Ho visto un Fine. nightmare, però, francamente. Fine. Fine, no, la corona non la puoi prendere, Corona la no. pentola no. Eccoli, E... Dariana, va bene, dai. A posto. Chiude questo turno? Facciamo i conti? Dai No, ragazzi, troppo cioè, poca fama. Troppo tutta poca fama, però. noppo. È tutta noppo, ragazzi. Sì, allora forse sì, vediamo. Due fame, se è tutto noppo, con il guado dovrebbe farcela. Cioè, blu a noppo di terza sono 5 punti. La verde noppo sono Sì, 6. ci sta, La ci sta. fama Ci sta. di Vediamo se Edoardo 7. si inventa qualcosa, però non ha giocato niente e gli Stark non sono famosi per gli ambush, quindi. Non No, so, mi aspettavo altro, no, no. No, ragazzi, ci francamente. sono ancora 13 minuti di partita. Che cazzo è successo? Infatti non riesco a capire questa cosa, capisci? Spiegatemi, È per cosa è quello che ti sto successo, dicendo. ragazzi? Non lo so, adesso gli ha tirato Ci l'evento. ha messo una carta nelle ombre, Edoardo, non ci siamo No, accorti. no. Adesso gli tira un evento Stark che ti dice che se non vinci l'intrigo non puoi fare altre sfide e Ah, Daenerys sbianca. no, magari c'ha l'evento che dà l'icone C'è e evento che dà riesce a tirare l'icona. un turno. In una maniera disperata però proprio Vabbè, perché. qua... Vediamo, dai, vediamo cosa Perché succede. comunque militare è difficile entrare, perché con Sì, estate... vabbè, ma neanche due da fare di militari, Sì, poi, sì. cioè, non è che ne fa una. Qui vabbè, sta decidendo con che ordine fare sfide. Allora, beh, Daenerys intanto comunque non ruba niente sostanzialmente, no? Potrebbe piazzare qualcuno dei suoi? No, gli fa solo fama praticamente. Militare con Dario, Edoardo deve impegnarsi di brutto per pararlo. Beh sì, è comunque Essendo, forza 5, però. essendoci Daenerys di là. Però c'è Daenerys di là, che compensa il forza 5, diciamo, del guado.
Il Pappi se entra stata forza 4, Milano Daners 3, i Lupi Steltano forza 3, meno 1 2, quindi sono Qua può 5. entrare ancora comunque estate per prendere in mano di nuovo, E non vabbè, per basta prendere Bran ancora. comunque, almeno quello. E poi comunque non basta, cioè, gli spazza il bordo, secondo me. No, beh, la prima militare si farà con tutti la vince. Sì, certo, vabbè. Poi Poi, è secondo, inginocchiata. poi dopo è inginocchiata Ma la cosa devi fare? trasferirà. Tanto non può Ah, ma parare. certo, va bene, noi vediamo, dai. Allora, arriva estate, ci aspettiamo estate, Estate. vediamo se ci Gireranno sorprende. con. Gireranno con. No, Dai. Dai. c'è anche altro da mettere giù. Potrebbe mettere giù Bran Darle il cone. per Ah, no, dare certo, icone e sì. fare cose, però mi sembra un po' rischioso, però va bene, ok. Cioè, se pensi di non farcela tenere il turno, Ha ovviamente. senso, eh? Senso. No, non è che non abbia senso, No, beh, sennò chiude Valerio, quindi per forza. Però capisci che dopo Andoeris, che sei rimasto solo con Daenerys, ha tirato giù Khal Drogo e poi con Aegon ha tirato giù, cioè, quanta roba è? Targaryen adesso costruisce borda dal nulla, dal nulla, 19, dal nulla. 19 gold, 20 gold con lo spuntino. Sì. Lo so, cioè ricostruisce borda dal nulla, Vabbè, non è un gioco, gioca così, gioca a ricostruirsi borda tutti i turni dal nulla. Ammazzo veramente così, che ti ripeto, poi oltretutto questo, io quando noi giocavamo al regionale di Milano, quando ho giocato l'altra versione Targaryen con anche gli altri eventi nuovi per ributtare dentro, cioè quello è ancora più, è questo concetto estremizzato all'ennesima potenza. era crossing. Con l'estate Ah, Sha. la vince questa? No, il Pappi forza 3, Comunque ha messo 2, dentro Bran. 4. Sì, vince la prima militare. Vince la prima militare e gli fa Nightmare Ah, per non subire. no, Bella, dai, bella, bella. bella Allora giocata. si E allora tiene. si spiega come mai comunque non mi va in chiusura Valerio. Sì, allora si tiene. Perché qui Arriverà qualche. ha perso una fama intanto. In Sì, più no, perde la arriva. seconda militare e non gli accorcia a bordo No, e no, quindi. arriverà a 13, dai, ragazzi. Comunque adesso un'altra sfida gliela può Dai, difendere, una sfida in potere, Daenerys sì. stappo, te la consiglio. Beh, no, Daenerys non si stappa più. E Ah, non stappa più. non c'è Rhaegar. Non l'ha messo, ha preferito mettere Aegon nelle Vabbè, può parare al massimo con forza 3, onde. Ma questo sarà un Edoardo. intrigo, infatti, ecco qui un intrigo che comunque va via liscio, poi boh, la militare può fare come vuole. Ma potere la fai con lo scontino. Già A meno 3. che non abbia in mano un evento per dare icone, eh? Ma non credo, no. Quindi alla noppo, riscatta 2 due. counter e flea. Vabbè, Counter free, cioè, beh, la mano piena di roba, però abbastanza, gli è nel senso. rimasta, immagino, carta forte. Cioè, forse. Non così forte, se no avrebbe giocato, ovviamente. Comunque, vediamo, potere. Manca la potere a Valerio, che comunque è riuscito ancora a non far punti, cioè. Anche se secondo me Perché c'è 6, 7, 8, 9, ha 10, beh, 10, cioè. Fa adesso ne fa uno sbotto, dai. A potere, la fa. 3, al minimo necessario. Ma basta? Perché lui può rialzare? No, beh sì, può rialzare però c'è Daenerys, quindi Ma vabbè, sì. sì, no. 3 punti. Sì, Sì, infatti sta guardando anche lui, ma non cambia niente. parala tanto. Vabbè, la para con Nemeria. Giusto per. Vabbè. Ruba 2. Più guado. Riguardo. 3 punti, belli. Domina pure 14. Domina. Valeria un punto dalla vittoria. E mazzo draghi comunque. Cioè mazzo draghi, mazzo lupi è interessante secondo Non è me. riuscito a partire di aggro al No, primo non è turno. riuscito a sfruttare bene Vento Grigio. È morto No, Vento Grigio, Wyman, primo turno morti. Cioè, secondo turno comunque non si è più ripreso non si è veramente. ripreso la Morghulis. Poi comunque non gli sono scesi altri personaggi importanti. Ha continuato a giocare Sì. con Moniconati militari, eccetera, Anche senza avessi avere più visto la Rob, combo. cacchio, cambiava partita. Eh sì, ma gli gioco. Cioè, a questo punto Rob? Boh, mi pare di mi sì. domando comunque quali altri personaggi Stark, a parte, cioè, Wyman. Dai. importanti, importanti stia giocando, perché Catelyn e Rob si qui, vabbè, gioca. scende anche, vabbè, scende Ah, Rhaegar, scende pescato la due piazza carte. degli Ah, pescato Azzi. le due carte giuste. Vabbè, per Vabbè, Serazzo non serve niente. Rhaegar ce No, l'aveva, no, serve a zero.
Rega ce l'aveva. Riserva Ah, 0. riserva 0, è vero, quindi non ce l'aveva, era top deccato. Bene. Vabbè, piazza non serve a niente, qui non hai carta in mano. Vabbè, no, pesti con Daenerys. Eh sì. Vabbè, ragazzi, qua non lo so. Cerca il metalupo. Cerca metà, va bene. Vento grigio. Sì, certo, vento grigio, però un po' tardi. Cioè, ecco, vento grigio. Sì. E come correggiamo questo potere che ti arriva tipo a fare? Potere infinito! Blu con tutto. Vediamo però se Valerio se la sente di fare blu con tutto. Non so, perché dipende come vuoi chiudere. Se vuoi chiudere con stile, fai la classica blu con tutto, così. Qui sconta, sconta. Beh, insomma, limitate che aveva, Edoardo. Ok. Ah, estate, no. Attenzione, allora è Estate. molto più difficile qua. Estate, però Brandon c'è più. Perché No, è è andato andato sotto. Ah, no, sotto. basta. No, No, basta. E Brandon è andato sotto. no, perché avesse avuto Bran. Avrei dovuto farlo morire di... ma non ha perso militare il turno prima. Non poteva sacrificarlo, quindi non c'era modo, Perché con no? Bran tu paravi la blu e poi con i Meri butti dentro tutti. No, Sono d'accordo, però... ma qua vedo solo Poi rosso. faceva un intrigo a Noppo e perdeva. Vedo solo rosso. No? Sì, no. Cioè, gli bastava un intrigo a Noppo, la verità è quella. Dai, intrigo a Noppo. Ah no, eccolo. Ah, c'è anche aria, ecco, e vento grigio. Eh beh. Ecco, questo è il turno in cui perderà, ha creato il Ha mondo, creato il quello che mondo. doveva fare tipo 2 turni fa. Però purtroppo. Che plot ha tirato, Edoardo? A 5-8-2 anche lui. Sì. Qui forse aveva pescato anche E non perché. è andato primo. No, a quanto sembra no. Non so. Forse era convinto di non dargli a Noppo e di riuscire a reggere a potere, ma Sì, poi fame, non infatti so. andavi. Boh. Non Non è lo a so. 5-8-2 o un'altra plot? Sì, ha pescato 4, dai. Sì, avevo una carta in mano, ne ha ancora una, ancora due. Non è che era 4-8-2? No. No, due carte in Per mano. cui è dovuto far Ne ha andare giocate l'evento, aria, a... Sì, no. estate, sono 5, Vabbè, sì. intanto parte un intrigo. Pariamo, dai. Sì, però sta pensando se buttare dentro qualcosa di Frea. No, niente, para. Vabbè. Scarto 1. Scatto 1, interessante. Il counter. Evento dei metagrupi, interessante. Ecco, anche quello carta che non si vedeva Rossa da una vita. perdere, che ci piace sempre. Ma non ha la blu. E qual è il problema? Problema enorme. Non ha la blu. È un mazzo monicone, cioè Ma giochi su mono... Bran. lo so. E Bran è riuscito anche a tenerlo tutta la Sì. partita alla fine, Sì. cioè solo questo turno che gli è mancato. Vabbè, Appariamo. pari a perdere, tanto. Il problema è la blu. Paro. Io Beh, ma... potrebbe avere un evento in mano per dare icone, forse ha paura di quello, Valerio. Quindi ci sta, eh. Para perde. Vediamo se le mangio lo scontino per sboffo. Ma pare vincere perché è enorme. Ah, sì. Sì, però 5. voglio dire, cioè, adesso anche se avesse da dare icone, buttare dentro Nymeria, eccetera, i draghi, cioè i draghi, i metagruppi e tutto quanto, dall'altra parte c'è una potere a forza 14. di più. Se ci mette dentro pure lo scontino, è a forza 17, cioè. 17. No, non ci arriva. 3, E 6 infatti, più guarda, 9 più 4, potere con 17. tutto. Chiudiamo di potere con tutto. Oh, Oh! bravo, Valerio. Fai i Edoardo. conti, Edoardo, ma no, gli No, ha dice detto aspetta un aspetta, ti mangio lo attimo. scontino almeno perché mi ha rotto le palle. Che almeno sei più basso come forza. Sì, no. Perché io perdo una forza 4, tu. Però fai a 14. Se io perdo una forza 4, tu perdi una forza 3, quindi non funziona Però questo te lo discorso. mangio. Comunque, e fai bene, Edoardo. Fuori dal quello scontino, E via. mangiandolo chiami 9 punti, che c'è l'evento che dice quando mangi uno scontino chiami 9 Quando punti. mangio... È l'ora dello spuntino.
No, qua purtroppo... Solo i Marte fanno quella roba lì, che in un turno ti chiamano 7-8 punti di gioco di Dora, non so. In monosfida, no? Dai, c'era il Greyjoy Crossing che in monosfida chiamava un sacco di punti. Se vai a giocare con il paraplegico, vieni a una reward enorme, praticamente. No, in monosfida tu puoi fare Crossing, rubo due i poteri, due punti a noppo di Rise of the Kraken. Sì, ma con la Great Kraken... La fama è superior claim. Vabbè. Con solo combare una forza 7. 9 punti. Sai quanti ne ho fatti? Sì, è capitato. Quando non c'era il controllo. Quando 9 punti. Ancora... Sbaglio una 7. E poi la gente ha cominciato ad avere le forze 9, 10. Night, mi era capito. Questa cosa di Milk. No, e qui, vabbè. Non è intimorito dalle tattiche mentali jedi di Edoardo. Li fa la blu con tutti. Blu con tutti. Forza 14. Con fama. Stappo. Pesco, basta. No, no, e butta dentro tutti. Sì, però non ci arriva. Peccato, però quasi. No, quasi no, però va bene. 11, ho capito. Brava 11. Sì, va bene. Di 3 non ce la fa. Sì, è vero. Ragazzi. E poi? E poi cosa succedeva? E poi? Ci svegliavamo tutti emozionati. Vabbè, oh, dai, va bene. Ci abbiamo scherzato su, però purtroppo da quel Valar non si è più ripreso. Strano, vabbè, comunque... Sì, è un mazzo, però, ecco, un mazzo che ha vinto comunque una Svizzera abbastanza lunga, tra l'altro, sette turni, è mazzo Stark. Allora, i Stark adesso stanno macinando molto bene, però questo qua è uno Stark sicuramente diverso. Purtroppo non avete visto tutto l'aggro che può sprigionare. No, però avrete intuito un po' la combo, sì. Rupi, ti abbasso la forza, ti mangio un po' tutto su vento grigio. È molto interagisce per le varie capisole. Un po' quello, un po' gli intimidate evidentemente, per aiutarsi. Bene, direi che con questo è tutto, riusciremo a farvi vedere almeno la finale del torneo di Pinerolo, non so se partite per anche tutti, di altri... Per tutti i fan di Nimer. Esatto, per i fan di Nimer, non so se vi faremo vedere anche le altre partite della top del regione di Pinerolo, per quello dovrete un po' rivolgervi a Davide Fenu. E invece noi vi faremo vedere sicuramente la finale e ovviamente anche le finali di tutti gli altri regional successivi. Che rimangono. Esatto. Un saluto a tutti. Ci vediamo a settembre all'amichevole che fa il tuo negozio a Monza. Certo, ovviamente. Se il 9 di settembre non avete niente da fare, tipo non andate in Francia a giocare con i francesi, che poi dopo non conoscete la lingua, vi perdete, vi sbagliate. Innamorate di una ragazza. Non andate neanche a Bologna, dove ho scoperto che c'è un torneo di Argot anche a Bologna, perché tanto a Goblin non hanno bisogno. Potete venire a trovarmi qua nella nuova location di Monza, nuovo negozio, e almeno insomma vedete un po' com'è la tana, la mia nuova tana, dove insomma vi accoglierò prossimamente nei prossimi mesi. Andate dove volete, basta che giocate ad Argot. Esatto, sì, certo. Potete andare anche dai francesi se volete. Dai, va bene, glielo concediamo. Dai. Ciao. Ciao.